Via. Facciamo la correzione della verifica sui radicali. Cominciamo dal primo esercizio, semplificate i secondi radicali. Radice di 27, la radice quadrata, 27 non è un quadrato, ma è il cubo di 3. Quindi posso scomporlo come 3 alla seconda per 3. Il 3 alla seconda, che è un quadrato, posso portarlo fuori dalla radice, diventa 3 e l'altro 3 rimane sotto radice. Quindi 27 sotto radice è 3 volte la radice di 3. Radice di 16 invece, radice del quadrato di 4, quindi la radice sparisce, perché l'indice della radice è esattamente uguale alla potenza del radicando, rimane 4. Radice di 12, anche 12 non è un quadrato, ma contiene, è multiplo di un quadrato, è 4 volte 3. 4 il quadrato di 2 va fuori dalla radice e diventa 2 radice di 3. Il 3 non è un quadrato, rimane dentro la radice. Se preferite, qui abbiamo usato la proprietà che la radice del prodotto è il prodotto delle radici. La radice di 4 diventa 2, radice di 3 rimane radice di 3, per essere proprio più chiaro. E infine, radice di cubica di 125. 125 è 5 alla terza, quindi la radice cubica di un cubo, la radice si semplifica, rimane 5. Tutto chiaro? Esercizio numero 2. Semplifica come prima, solo stavolta c'è un'espressione algebrica. La radice di x alla seconda meno 6x più 9. X alla seconda meno 6x più 9 è un quadrato, il quadrato di un binomio, x meno 3. Quadrato del primo, quadrato del secondo e doppio prodotto. Essendo la radice quadrata di un quadrato, la radice si semplifica, rimane x meno 3. Sarebbe da aggiungere il valore assoluto, però per stavolta diciamo che l'abbiamo ignorato il fatto. Quindi quello è il quadrato di x meno 3 sotto radice, radice va via. Altro esercizio dello stesso tipo, radice quadrata di y alla seconda più 4 fratto y alla seconda più 4. Qui si poteva operare in due modi diversi. Già così com'è, x alla seconda, ok, è il quadrato di y, 4 sempre la seconda è un quadrato e 4 è un quadrato, ma la radice di una somma non è la somma delle radici. Non posso scrivere che questo è la radice di y più la radice di 4 sempre la seconda più la radice di 4, perché non è così. La radice e la somma non sono scambiabili, come sono invece la radice e il prodotto. D'accordo? Qui non posso, ripeto, spezzare la radice. Quello che posso fare è sommare in modo tale da avere un'unica frazione, il radicando. Il minimo comune multiplo è y alla seconda, qui diventa y alla seconda per y alla seconda fa y alla quarta più 4 più 4y alla seconda. Adesso vedo che al numeratore ho tre termini. Tre termini che sono il quadrato di y alla seconda, il quadrato di 4 e il loro doppio prodotto. Quindi sopra ho il quadrato di y alla seconda più 2. Quindi ho una frazione dove ho un quadrato numeratore e un quadrato denominatore, posso scriverla come un unico quadrato. Quindi il quadrato con la radice si semplifica, rimane y alla seconda più 2 fratto x.
ok? Potrebbe anche vedere questo come direttamente il quadrato, ripeto, quadrato di y, quadrato di 4, e questo era il doppio prodotto. Qui potevo scriverlo come y più 2 su y, è uguale. Esercizio numero 3, se non ci sono domande. Allora, qui dobbiamo significare un'espressione, radice di 36x alla seconda meno 4 fratto 12 per altra radice 9 fratto 9x meno 3 e ancora per radice di 2 su 3x alla seconda più x. Qui ho tre radici ma sono moltiplicate tra di loro, quindi qui sì posso mettere sotto la stessa radice perché le espressioni sono un prodotto e la radice del prodotto è il prodotto delle radici, quindi posso mettere tutto sotto un'unica radice e ottengo. Nello stesso passaggio possiamo anche scomporre le varie espressioni, perché se non le scompongo non posso semplificarle. Nella prima frazione del numeratore c'è una differenza di quadrati, 36x alla seconda è il quadrato di 6x e 4 è il quadrato di 2. Oppure, meglio ancora, prima raccolgo il 4. Quindi ho 4, 9x alla seconda meno 1, fratto 12 per... Qui posso raccogliere un 3. E qui una x. Prego. Allora, nel 36x alla seconda meno 4 io avevo fatto 36 come 6 per 6, poi x alla seconda meno 2 alla seconda, ma non intendevo che era un quadrato, cioè ho messo... Però è scritto così. Lo so, ma io intendevo tipo l'esponente che... E non è la stessa cosa. Non si può fare. No. Okay. Scomponiamo anche questa espressione. 4 e 12 rimane 3, quindi 9x alla seconda meno 1 è 3x meno 1 per 3x più 1, è una differenza di quadrati, qui ho 3, 9 e 3 rimane 3 al numeratore, è sotto 3x meno 1, 2x 3x più 1, quindi abbiamo 3x più 1 e 3x più 1 sono semplificabili, 3x meno 1 e 3x meno 1 sono semplificabili, 3 e 3 sono semplificabili, rimane 2 fratto x, il risultato è che non mi sta, è radice di 2 su x. In nessun modo posso semplificare per esempio questo 4 e questo 12, perché questo 4 non è un fattore, è un addendum. E prima di scomporre devo fare prima raccoglimento totale, parziale, se posso, poi prodotti notevoli. Se comincio dai prodotti notevoli non è detto che la scomposizione sia efficace, cioè che mi permetta poi di semplificare quello che mi serve. Prego. Niente, altro esercizio dello stesso tipo, radice di 2 meno 3 mezzi per radice di 1 più 1 mezzo. Qui a differenza di prima non ci sono lettere, solo che sono espressioni numeriche. La radice della somma non è la somma delle radici, la radice della differenza non è la differenza delle radici, prima devo eseguire la somma e dopo la radice. Quindi abbiamo prima questa differenza
Mi meno con il multiplo è 2, 2 per 2, 4, meno 3 per il denominatore comune è 2, quindi otteniamo 4 meno 3 è 1, quindi radice di 1 mezzo per 2 più 1 fa 3, radice di 3 mezzi. Ditemi quando posso cambiare pagina, mi basta fare il prodotto, cioè la radice del prodotto, quindi facciamo un'unica radice, 1 mezzo per 3 mezzi, che fa radice di 3 quarti, qui il 4 è un quadrato, si può portare fuori, quindi rimane radice di 3 sopra e 2 sotto. È chiara la differenza tra questa scritta e questa? Se la V non coinvolge il denominatore, sotto radice c'è solo il numeratore, la radice c'è solo qua, 2 fuori. Qui la grafia, la grafica è importante, ha un significato. L'esercizio C dello stesso tipo, 2 volte radice di 8 più radice di 20 meno 7 volte radice di 2 meno 3 radice di 5. Qui gli ultimi due radicali, radice di 2 e radice di 5, sono irriducibili perché 2 e 5 non sono scomponibili. Mentre i primi due, radice di 8 e radice di 20, sono semplificati. Radice di 8 è 2 radice di 2. Posso portare fuori il 2, però 2 che era prima fuori per 2 volte radice di 2. Del 20 porto fuori il 4, 20 è 4 volte 5, il 4 va fuori, diventa 2, 5 rimane sotto radice, il resto lo copio. Pardon. 2 per 2 fa 4, questo è 4 radice di 2, più 2 radice di 5 meno 7 radice di 2 meno 3 radice di 5. 4 radice di 2 meno 7 radice di 2 fa meno 3 radice di 2. 2 radice di 5 meno 3 radice di 5 fa meno radice di 5. E qua non si può semplificare altro. Ancora uno, quindi radice di 9 x alla seconda y più radice di 16 x alla seconda y più 9 radice di 9 x alla seconda meno radice quarta di 81 x alla seconda y alla quarta. Allora qui nella prima radice ho due quadrati, il 9x alla seconda, che danno fuori la radice, diventano 3x per radice di y, perché y non è un quadrato, la radice su y rimane. Qui ho 16 è un quadrato, x alla seconda è un quadrato, y non è un quadrato, quindi vanno fuori solo questi due. 16 è il quadrato di 4, x alla seconda è il quadrato di x e ho poi la radice di y. La terza radice esce il 9 e x alla seconda. 9 è il quadrato di 3, x alla seconda è il quadrato di y e radice di x rimane. 81 è la quarta potenza di 3. X alla seconda non è una quarta potenza, è un quadrato. Y alla quarta è il quadrato di y alla seconda. Quindi se voglio scrivere questo come un quadrato, per semplificare il 4, perché dei vari esponenti il massimo comune divisore è 2, qui è 3 alla quarta, x alla seconda e y alla quarta hanno in comune solo il 2. Quindi ho 9, x alla seconda. Questo 4 e questo 2 sono semplificati, non questi esponenti. Rimane
4x radice di y più 4x radice di y fa 7x radice di y. Poi mi rimane più 3y radice di x e meno radice quadrata di 9xy alla seconda. Anche qui posso portare fuori il 9 che diventa 3 e y alla seconda che diventa y. Adesso le ultime due radici sono opposte e rimane solo 7x radice di y. L'esercizio, ditemi se posso girare pagina. Dimmi. Potevamo anche portare direttamente fuori la fazione y alla quarta e rendere y per radice di y seconda. Si poteva fare anche così. Radice quarta di 81, così era x alla seconda e y alla quarta. Si potevano portare fuori l'81 e y alla quarta, diventava 3, y radice quarta di y alla seconda e poi semplificare questa. Prego. Ultimo esercizio, y 4. Radice di 2 meno 1 tutto la seconda più radice di 2 più 1 tutto la seconda più 4 per radice di 3 meno 1 per radice di 3 più 1. Qui ci sono tre prodotti notevoli. La seconda parentesi deve essere. Arrivo? La seconda parentesi non è notevole, no? Con quel segno che fa solo. No, no, questa è una separazione tra questo esercizio e quello che viene dopo. Quadrato del binomio, quadrato del binomio, somma per differenza. Quadrato del primo, radice di 2 alla seconda fa 2, quadrato del secondo, meno 1 alla seconda fa 1, e doppio prodotto, meno 2 volte radice di 2. Qui idem, quadrato di radice di 2 è 2, quadrato di 1 è 1, doppio prodotto 2 radice di 2, poi ho più 4 per somma per differenza quadrato del primo, il quadrato di radice di 3 è 3 meno quadrato di 1 è 1. 2 più 1 3 più altri 3 fa 6, quindi ho 6 meno, scusate, più, perché questi si semplificano, meno 2 radice di 2, 2 radice di 2 vanno via. Quindi più 4 per 2 totale 14. Domande?